torna l'appuntamento con Musiche in Viaggio, il festival delle culture organizzato dal comune di Vaglia. Dal 15 al 17 luglio, tre giorni che animeranno il Parco Mediceo di Pratolino. Per questa seconda edizione, l'obiettivo dell'amministrazione comunale è di accrescere i numeri, già ottimi, registrati nel 2015. Il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi. Si aspetta di avere un pubblico ancora più numeroso rispetto all'anno scorso, con una seconda edizione di questo progetto che vuole contaminare le culture portando musiche da vari continenti in una cornice splendida come quella del Parco Demeter. La musica viene dall'Italia del Sud, la Taranta, viene dal Senegal, viene dai Caraibi per quanto riguarda il reggae, viene da tutta la tradizione gospel. Quest'anno la rassegna si ispira alle aree geografiche del sud del mondo, territori le cui culture hanno influenzato in maniera determinante l'Occidente europeo. Una scelta che l'assessore alla cultura, Camilla Santi, spiega così. Organizzare un programma che sia il più ricco possibile e che abbia un pubblico molto eterogeneo. Questa è una grande forza di questo festival, che cerca di arrivare sia alle famiglie, a un pubblico giovanile, ma anche a un pubblico più adulto, e quindi creare un evento di portata gratuito, altro concetto fondamentale da sottolineare, e fruibile alla maggior parte della cittadinanza del territorio. Il nostro messaggio è quello di voler unire un messaggio sociale tramite la cultura. L'arte riesce a fare quello che spesso non riescono a fare le leggi o altre relazioni umane, ovvero andare oltre i confini, contaminarsi, e qui vogliamo prendere il significato pulito di questa parola, ovvero di due cose. Quando si contaminano viene fuori una cosa differente che porta in sé entrambe le cose, ma è differente da entrambe. A fare da corollario agli eventi musicali ci saranno anche le interessanti conferenze olistiche a cura dell'associazione Naturalmente Benessere, il presidente Giovanni Russo. Noi faremo un'area olistica di fronte al Parco del Gigante, dove all'interno ci saranno diverse associazioni, dovremmo essere circa una decina, dove le persone potranno fare delle pratiche olistiche, che sono delle pratiche naturali. Olistica vuol dire tutto insieme, cioè a 360 gradi, quello che è un benessere sia fisico che psicofisico, ma non solo. Abbiamo anche organizzato delle conferenze sopra la locanda, dove praticamente verranno anche spiegate in maniera molto più tecnica cosa fanno queste pratiche.